È una partita importante. La squadra l'ho vista bene come l'ho vista bene la settimana scorsa, come la vedo bene. Non abbiamo mai sbagliato qualche settimana di lavoro o non ricordo allenamenti brutti o sbagliati. Quindi da quel punto di vista abbiamo sempre lavorato al massimo. Ci siamo preparati, sappiamo che partita ci aspetta e niente, sappiamo che tipo di squadra sono loro, sappiamo che tipo di partita sarà. Sappiamo quanto contano le motivazioni perché troveremo una squadra, credo, che verrà qui a giocare col coltello tra i denti e non resta che giocare questa partita. 4-4-2 come modulo, ultimamente fanno quel modulo là, una squadra secondo me molto molto organizzata, con dei principi di gioco ben definiti, che difendono bene quando devono difendere perché sono molto organizzati. E poi sono bravi nella fase offensiva perché hanno due esterni come Mansour e Sartore, che sono due giocatori che secondo me stanno facendo molto bene. E poi due attaccanti, Makota è un giocatore importante per la categoria perché oltre ad essere veloce e attaccare bene la profondità, è un giocatore che lotta e che porta tanto carattere alla squadra. E Rocco, che è un giocatore che secondo me è molto interessante come giocatore. Quindi è quel tipo di squadra, è una squadra che gioca bene sia in fase offensiva ma anche in fase di ripartenza. È una squadra motivata perché loro lottano per la salvezza e quindi io credo che saranno avvelenati dal punto di vista mentale e questa è la squadra che ci troveremo contro. Non so se è la partita della vita, non la definirei così, perché poi avremmo altre opportunità. Certo che se vogliamo centrare l'obiettivo dei playoff è un'opportunità grande più che la partita della vita. Ma da quel punto di vista, o pressione o meno, non sono spaventato perché comunque la nostra squadra, secondo me, a parte alcune prestazioni, ha sempre cercato di dare il massimo. Poi abbiamo in alcune partite, soprattutto in certi tipi di partite, abbiamo palesato delle difficoltà. Allora, saranno indisponibili Viero, Lasic, Diakité, oltre i Lungo, De Genti, Di Matteo e Minelli. Se io ti dico che giocheranno Trasciani, Piacentini, Soprano e Vitturini, quanti ne ho sbagliati? No, non so come risponderti per mantenere il dubbio. Forse con le percentuali ti posso rispondere, cioè hai indovinato per il 70%.